Io volevo poi anche parlare chiaramente del fatto che l'angolo d'ingresso, diciamo, questa la cosiddetta vela facile, per diciamo, riallacciarmi al solito discorso della vela facile e vela difficile. Chiaramente uno steccatore, uno che usa l'inferitura della vela, la tiene mediamente più morbida di un altro, perché quello che non stecca tende a tenerla bella tonda all'ingresso della vela, l'altro invece crea con meno drizza, crea un ingresso più fino possibile e una curva della vela estremamente regolare in modo tale che lui possa giocare di fino appunto Esatto. su questo angoletto di cui parlavamo prima. Chiaramente se tu fai una bella curva, bella potente lì così ti perdona molto di più e sicuramente non è l'ideale per steccare. Assolutamente no, Certamente. perché quando appena tu sorpassi diciamo questa punta della V, perché fa quasi V a quel punto lì la vela, appena passi questa V la vela si sgonfia completamente, per cui non... Esatto. Però hai un bell'angolo in cui giocare, che non è il migliore possibile, però è un bell'angolo in cui giocare. Quindi insomma questa è un'altra cosa che gli steccatori fanno, è tenere l'inferitura della vela molto molto fina. Esatto. Esatto. Quello che lo steccatore non fa è quello di cazzare tantissimo le vele, secondo me, in realtà no, non è così, cioè lo steccatore riesce ad andare magari con la barca sicuramente bella piatta, però non è che lo faccia cazzando le vele allo stramassimo, o meglio, le cazza in maniera normale, la sua capacità è quella di tenere appunto questo angolo per lunghi periodi, perché alla fine è sempre, a me piace sempre vederla come un susseguirsi di cicli, no? La timonata è un susseguirsi di cicli, per cui tu hai un momento di accelerazione, un momento di mantenimento e un momento di calo al quale devi seguire il prima possibile un'accelerazione successiva, Sì. no? Quindi, insomma, questo ciclo qua, uno steccatore bravo riesce a mantenere la fase di mantenimento, che è una tautologia, proprio bene, in un modo, diciamo, estremamente a lungo rispetto a un altro Esatto. più Quella è impreciso. la sensibilità di riuscire a tenere questa fase di un po' in mezzo, diciamo, più a lungo Certo, possibile. certo, Perché appunto certo. poi noi parliamo sempre. Quando si parla di queste cose si parla quasi sempre ragionando in maniera statica, invece la barca è sempre un sistema dinamico, per cui noi non abbiamo mai il punto di ristagno che è sempre lì, che è sempre là, che è sempre là. Abbiamo il punto di ristagno che in ogni momento se ne va un po' dappertutto, per cui abbiamo bolle di separazione che si creano, poi si riassorbono perché localmente il profilo va meglio, poi si ricreano, insomma. Succedono tante cose, per cui ancora di più nel sistema dinamico della barca, mantenere quell'angolo magico in cui noi riusciamo a sfruttare al massimo le prestazioni della barca è ancora più difficile. Assolutamente sì. Infatti, adesso vi dico, è ovvio che tutto è dipendente dall'onda, è ovvio che il susseguirsi questi cicli e la possibilità di andare steccati molto dipendente dall'onda, eccetera. Però sicuramente una capacità da sviluppare accanto a quella di fare la modalità bassa e veloce. Esatto, Insomma, esatto. sicuramente una capacità da sviluppare, bisogna capire perché succede e capire anche la ragione per cui un timoniere più scarso, quell'angolo lì proprio non riesce a farlo. Non riesce a farlo perché lui stimola la turbolenza e poi magari non poggia abbastanza per ricostituire il flusso attaccato o abbastanza attaccato, per cui non riesce a tenerla proprio in quell'angolo lì. Invece un timoniere preciso e capace di steccare riesce a fare questa cosa qua, quindi proprio riesce a tenere un angolo che l'altro non tiene. E ripeto, chi sa steccare regola anche le vele in maniera diversa per poter fare questa modalità qua. E Esatto. quindi, insomma, quindi voglio dire, un Genoa pesante è una vela che se vuoi puoi appiattire veramente tanto, è chiaro che diventa, se la tieni con la ghinda morbida, diventa una vela difficile da Sì, appiattare, molto molto difficile. difficile. Per cui però con mare relativamente piatto puoi permetterti di fare questa modalità qua. E alle volte, quando navighi verso un buono di vento, può essere una cosa che ti crea, Decisivo, tatticamente esatto, un. tatticamente riesci a prendere magari quelle due lunghezze sopravvento rispetto a una barca, alla barca che ti precede, che magari è esattamente davanti a te, tu riesci a steccare leggermente,
magari ti prendi il buono e l'altro non ti incrocia più. Esatto. Ok, può bastare, dai. Ciao, Alla prossima. buona serata. Ciao, ciao. Nulla. No, perché sta continuando a...